Joshua e ho 6 anni. Questa è la nostra stufa che in inverno fa un bel calduccio. Ma con che cosa fa la stufa? La nostra va con la legna di carpino e di rubino. Se noi mettiamo della plastica, un pezzo di spugna o del ferro, cosa succederà alla nostra stufa? Non lo fareste mai, vero? Però lo facciamo spesso col nostro corpo. E noi mangiamo cose che non sono sane. E il nostro corpo non sa cosa farsene. Qual è il cibo che va bene per noi? E ho 9 anni. Oggi vi voglio parlare del cibo ideale per il nostro corpo. Lo dividerò in 4 grandi famiglie: frutta, verdura, noci e i semi. Ci sono così tanti tipi di frutta che non basterebbe tutto il tavolo. Si dice che ce ne sono più di 2000 varietà che l'uomo può mangiare, però circa 200 tipi sono conosciuti sul mercato. Pensate, ce ne sono più di 7500 tipi di mele. Mio fratello Joshua è proprio un fruttarolo, vivrebbe solo di frutta. La verdura è altrettanto importante. Non tutta la verdura è verde, c'è un arcobaleno pieno e anche di più. Noi abbiamo qualcosina nell'orto: pomodori, melanzane, zucchine, peperoni, lattuga, basilico e prezzemolo. Sono così buone da cotte e da crude. Le noci sono di tanti tipi: noci di cocco, noci, mandorle e anacardi. Le noci sono così sane e buone che bisogna mangiarle ogni giorno. Si possono fare tante cose con le noci, anche il burro. I semi si possono dividere in cereali, legumi e semi oleosi. Non esiste solo frumento, grano tenero e grano duro. Orzo, mais, avena, infiocchi, farro, amaranto, kamut, grano saraceno, riso selvatico, riso integrale, riso basmati e tanti altri tipi. Si possono usare in 1000 modi: in chicchi, in fiocchi, soffiati o come farina. I legumi ci danno tante proteine per far crescere i muscoli. Ci sono lenticchie, fagioli, soia e ceci. I semi oleosi sono dei piccoli tesori che hanno dentro tanti nutrienti. Che cosa si fa con la farina? Pane, pizza, biscotti, ciambella, panino, torta, pasta, focaccia, strudel, crostate, ghiacciatine. Tutti questi cibi hanno tutto quello che abbiamo bisogno. Buon appetito!